appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24, apriamo parlando di emergenza migranti, andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti. È arrivata nel porto di Catania la nave Peluso con a bordo 201 dei circa 600 migranti soccorsi ieri dalla Guardia Costiera in Acque Sar Maltesi a 170 miglia a sud delle coste della Sicilia. Altri 111 erano già arrivati nel capoluogo Etneo ieri sera trasportati da una nave romena del dispositivo Frontex. Dopo lo sbarco, sono stati trasferiti nella struttura realizzata nell'ex hub vaccinale di San Giuseppe Larena, dove saranno temporaneamente trasferiti anche gli altri 201 arrivati con la nave della Guardia Costiera. Altri 299 migranti soccorsi sono arrivati la notte scorsa sulla nave Libeccio della Marina Militare. Ad Augusta, nel Siracusano. Dopo lo sbarco, sono stati trasferiti nella tenso struttura presente nel porto commerciale. Cambiamo argomento: parliamo di incidenti stradali e vi mostriamo anche delle immagini incredibili. Un'auto ha sfondato una ringhiera precipitando nella strada sottostante a Comiso. A bordo un tunisino che si trovava al volante, la moglie e i due bambini che sono stati trasportati in ospedale a Vittoria. Sono stati medicati e ricoverati, ma per loro fortunatamente nessuna grave conseguenza. L'autista è stato sottoposto ad alcol test. Il tunisino proveniva da Ragusa e stava percorrendo la via Garibaldi all'intersezione con Corso Vittorio Emanuele, anziché svoltare a destra o a sinistra, ha tirato dritto e ha sfondato la ringhiera, precipitando sulla via San Martino dopo un volo di 5 metri. L'auto è planata su due auto parcheggiate, danneggiandole. Cambiamo ancora argomento. La Guardia di Finanza nelle acque catanesi ha rinvenuto due tonnellate di cocaina. Il servizio. I militari del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza, unitamente ai finanzieri del gruppo aeronavale di Messina, hanno effettuato il sequestro di circa due tonnellate di cocaina, droga rinvenuta in mare a largo delle coste orientali della Sicilia. Nell'ambito delle specifiche attività di controllo delle acque costiere della Sicilia orientale, le fiamme gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. Da un sommario ed esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell'imballaggio, verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di acqua in modo da preservarne il contenuto e al contempo scongiurare il pericolo di inabissamento. Le peculiari modalità di confezionamento e la presenza di un dispositivo luminoso per consentirne il rintraccio hanno fatto ipotizzare che potesse trattarsi di un carico di sostanze stupefacenti, verosimilmente lasciato in mare da una delle navi cargo che solcano quel tratto di costa per essere successivamente recuperato e trasportato sulla terraferma. È stato pertanto attivato il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, il quale anche con il supporto del reparto operativo aeronavale di Palermo ha fornito collaborazione in relazione alle attività di recupero dei colli a mare e ha inoltre coordinato le successive operazioni di messa in sicurezza del carico, svolgendo i necessari approfondimenti sul delicato contesto. Parallelamente è stata avviata un'attività di ricognizione aerea da parte di velivoli del gruppo di esplorazione aeromarittima di pratica di mare e della sezione aerea di manovra di Catania, volta a verificare l'eventuale presenza di ulteriori colli dispersi nell'area circostante a quella di rinvenimento. Terminate le attività aeree e in mare, unità specializzate del citato nucleo PEF di Catania hanno proceduto dunque all'ispezione dei colli riscontrando l'effettiva presenza all'interno degli stessi di numerosi panetti contenenti sostanza biancastra in polvere che da un preliminare esame tramite l'utilizzo di test speditivi è risultata essere cocaina. Sulla scorta delle evidenze emerse, informata costantemente la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, si è proceduto pertanto al sequestro d'iniziativa nei confronti di ignoti di oltre 1600 panetti contenuti in circa 70 colli per un peso lordo complessivo di quasi 2000 kg. L'attività svolta, resa possibile dalla costante sinergica azione svolta dai presidi operativi della Guardia di Finanza in mare e sul territorio, si inserisce nel più ampio quadro che testimonia l'efficacia del dispositivo delle fiamme gialle nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di traffico illecito. L'individuazione e il successivo sequestro di un simile quantitativo di droga, uno dei più ingenti mai effettuati nel territorio nazionale, ha evitato che lo stupefacente potesse essere verosimilmente recuperato da soggetti criminali per la successiva illegale commercializzazione sul territorio nazionale, la quale avrebbe fruttato elevatissimi guadagni nell'ordine di circa oltre 400 milioni di euro al dettaglio. Restiamo a Catania dove i carabinieri hanno sorpreso e tratto in arresto un giovanissimo pusher mentre spacciava marijuana. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un diciannovenne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di osservazione e pedinamento finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere Picanello, i militari dell'arma hanno notato il comportamento sospetto del giovane, il quale, dopo essere uscito da un'abitazione di via Faraci su uno scooter, si è diretto verso via Pidatella, dove ha incontrato un acquirente a cui ha venduto un pacchetto di marijuana in cambio di denaro. I carabinieri hanno interrotto l'operazione di spaccio, identificato il pusher e recuperato 60 grammi di marijuana divisi in nove bustine, oltre a 140 euro in contanti provento della vendita della droga, nascosti nella sella dello scooter e nella tasca dei pantaloni del giovane. Le successive perquisizioni nella abitazione del diciannovenne hanno permesso di trovare un bilancino digitale di precisione, ulteriori 240 euro in contanti di vario taglio e una pistola a salve modello 92 calibro 9 con due caricatori e 9 bossoli nascosti in un armadio della camera da letto. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Anche a Santa Teresa di Riva, siamo quindi nella Messinese, i carabinieri hanno tratto in arresto uno spacciatore. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nella zona ionica i carabinieri della compagnia di Taormina hanno effettuato un'operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti che ha portato all'arresto di un individuo di 38 anni già noto alle forze dell'ordine accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato notato dai militari in diversi momenti mentre si aggirava con atteggiamento sospetto vicino a un palazzo con più appartamenti a Santa Teresa di Riva, un comune diverso da quello della sua residenza. I carabinieri hanno deciso di osservarlo più attentamente e sono stati predisposti servizi di sorveglianza al fine di scoprire il motivo della sua presenza in quel quartiere. I militari hanno visto l'uomo uscire da uno degli appartamenti del palazzo e hanno deciso di perquisire il luogo. All'interno dell'appartamento, che era stato preso in affitto dall'individuo senza un regolare contratto, i carabinieri hanno trovato diverse sostanze stupefacenti di varia tipologia e tutto il necessario per la preparazione delle dosi da vendere. Nello specifico sono stati rinvenuti oltre un chilogrammo di hashish suddiviso in ovuli da 10 grammi ciascuno e quasi mezzo chilo di marijuana. Inoltre è stato trovato un bilancino elettronico di precisione con tracce di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e una somma di denaro contante di 5.000 euro. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e verrà inviato ai carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio al fine di stabilirne il grado di purezza e il numero di dosi medie ricavabili. Il sospetto è che l'uomo utilizzasse l'appartamento come base logistica per occultare la droga e per prepararla in porzioni da vendere. Data la quantità di stupefacente trovato, il materiale idoneo per la pesatura, il confezionamento in dosi singole e la somma cospicua di denaro contante rinvenuta, il 38enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire dinanzi al giudice del Tribunale di Messina per essere giudicato con rito direttissimo. Nel corso del weekend appena trascorso a Patti, sempre nel messinese, i carabinieri hanno effettuato dei controlli alla Movida. Nel corso del weekend i carabinieri della compagnia di Patti hanno svolto un servizio straordinario intensificando i controlli nel territorio della città, in particolare nelle aree vicine ai locali notturni. Lo scopo del servizio era quello di prevenire e contrastare i delitti predatori, l'uso e lo spaccio di droga, oltre al rispetto delle norme della circolazione stradale. I carabinieri hanno pattugliato le diverse vie di comunicazione della zona con la predisposizione di posti di controllo anche di notte. Nel corso dell'operazione sono stati controllati 72 veicoli e 101 persone. I militari dell'arma hanno prestato particolare attenzione alle condotte e alla guida che potrebbero mettere in pericolo gli automobilisti, passeggeri e pedoni. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno accertato diverse infrazioni al codice della strada che hanno comportato un ammontare complessivo di oltre 7.300 euro e la decurtazione di 35 punti sulle patenti di guida per varie violazioni. Inoltre, durante l'operazione, a Gioiosa Marea, un 24enne noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a cui era sottoposto nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti. Questa attività dimostra la capacità dell'arma di garantire la sicurezza dei cittadini e di far rispettare le norme. Nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di droga, invece, a Piraino un trentenne è stato segnalato alla prefettura di Messina quale assuntore di stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di marijuana detenuta per uso personale che è stata ovviamente sequestrata. In generale l'operazione è stata un successo e dimostra la capacità dell'arma di prevenire e contrastare i reati garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme. La presenza costante delle forze dell'ordine nelle zone a rischio è un deterrente per i delinquenti e rappresenta un messaggio di tranquillità e sicurezza per i cittadini. Parliamo adesso di un furto commesso in un negozio a Caltagirone con il ladro che è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. La Procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone ha richiesto e ottenuto il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 34enne di Caltagirone in seguito alle indagini sulla commissione di un furto ai danni di un'attività commerciale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Caltagirone. L'episodio si è verificato lo scorso luglio quando la titolare del negozio e un dipendente hanno scoperto la mancanza di 5 casse acustiche Bluetooth del valore di circa 150 euro. All'interno del negozio, ubicato in via Pirandello, sono state trovate solo le scatole vuote delle casse e quel giorno non risultava alcuna registrazione di vendita. I carabinieri dell'arma hanno immediatamente avviato un'attività di indagine esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio. Grazie alle immagini è stato possibile notare l'uomo che ha commesso il furto, ripreso mentre nascondeva il tutto sotto la camicia. Si tratta di un 34enne che è stato poi arrestato, già coinvolto in pregresse vicende giudiziarie. Secondo la titolare del negozio, il 34enne era un cliente abituale. Avrebbe approfittato della distrazione degli addetti alle vendite della vastità del negozio, posizionandosi di fronte agli scaffali e estraendo con gesti rapidi le casse Bluetooth dalle loro scatole, lasciando queste ultime sugli scaffali per evitare di destare sospetti. Dopo aver occultato la refurtiva sotto la camicia, è uscito dal negozio indisturbato. Il provvedimento degli arresti domiciliari è stato emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone su richiesta della Procura della Repubblica nell'ambito delle indagini relative alla commissione del furto. Il 34enne è stato quindi arrestato e si trova ora ai domiciliari. Il furto ai danni del negozio ha provocato un danno economico alla titolare dell'attività commerciale. Grazie all'intervento celere dei carabinieri dell'arma è stato possibile individuare il responsabile del reato e arrestarlo. L'attività di videosorveglianza è stata fondamentale per ricostruire la dinamica del furto e identificare il colpevole. Il caso del furto ai danni del negozio rappresenta un esempio della necessità di una maggiore sicurezza nei luoghi pubblici. È importante infatti che i negozi e le attività commerciali siano dotati di sistemi di videosorveglianza adeguati per prevenire e individuare i responsabili dei reati. Allo stesso tempo è fondamentale che le autorità competenti siano in grado di intervenire tempestivamente e con efficacia in caso di furto o altri reati per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei negozianti. Per il momento è tutto, ma ci ritroviamo più tardi, ovviamente, su Sicilia 24.